Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 18. Ritorno a Tokyo. Reika. Alla stazione di Tokyo, Misaki e Aiko mi salutano con un bacio e un caloroso «Ci vediamo domani a scuola, Reika-chan!». Ne resto piacevolmente colpita, ma ancora di più mi stupisce vedere Aiko-chan che si avvicina a Ryo e lo saluta con un casto bacio sulla guancia. Lui si gratta la nuca imbarazzato e poi corre ad abbracciare Sasuke. Io prendo il mio bagaglio e mi avvicino ai due ragazzi per salutarli. Devo fare in fretta per prendere la coincidenza col bus che mi porterà a casa di Roshi. Ragazzi, io vi saluto qui. Vado a prendere il bus. Grazie di tutto, è stato un viaggio meraviglioso. Grazie soprattutto a te, Sasuke. Davvero, non so cos'altro dire. Gli sorrido timida e imbarazzata. Lui mi guarda pensieroso. Mi volto per andare, ma Sasuke mi ferma, prendendomi per una mano. Vieni con noi. Takashi viene a prendere me e Ryo in macchina. Ti diamo un passaggio a casa. L'idea di passare ancora del tempo in sua compagnia è irresistibile. Così acconsento fornendogli l'indirizzo di casa mia. Non gli dico che subito dopo avermi lasciato davanti a casa io me ne andrò verso quella di Roshi. Sasuke ne farebbe una tragedia e non oso pensare a come reagirebbe scoprendo che forse resterò a dormire da Hiro. Non potrebbe capire. Non gliene faccio una colpa. Nella sua testa Hiroshi è comunque un pericolo, nonostante la sua omosessualità. Così Sasuke prende anche il mio bagaglio e insieme a Ryo usciamo dalla stazione. Fuori riconosco subito Takashi, così simile al fratello e così distinto. Seguo i due ragazzi senza distogliere lo sguardo da Takashi-san. Lui sembra piuttosto incuriosito dalla mia presenza, forse non è abituato a vedere suo fratello con una ragazza, o forse più semplicemente non è abituato a vedere Sasuke con chiunque altro che non sia Ryo. «Ciao, com'è andato il viaggio?» Ce lo chiede con voce cortese e sorridente. Ryo lo aiuta a caricare le nostre cose in auto e gli racconta qualche aneddoto. Sasuke quasi non gli rivolge la parola. Io mi sento terribilmente in imbarazzo. Takashi si avvicina e mi apre lo sportello dell'auto. Questo ragazzo ha dei modi eleganti da far cadere ai suoi piedi qualsiasi donna, è certo. «Ciao Reika-chan, mi fa piacere rivederti. Suppongo che tu venga con noi». «Le diamo un passaggio a casa. Tanto è di strada», gli risponde Sasuke, togliendomi le parole di bocca. «Mi chiedo perché mai ce l'abbia ancora tanto con suo fratello maggiore». «Ok, Otuto, non c'è problema. Prego, Reika, accomodati pure». Per fortuna il Kawashima più grande riprende subito in mano la situazione. Lo ringrazio e salgo in auto. Dietro con me si accomoda Ryo, che mi fa un cenno del tipo «È sempre così, non farci caso». E partiamo. In auto non si parla un granché e la tensione è quasi palpabile. Ryo si sforza di essere simpatico come al solito. «Reika-chan, domani abbiamo educazione fisica alle prime 2 ore, vero?» «Mi sembra di sì, Ryo-kun». «Perfetto, 2 ore in più di sonno. Sasuke, domani coprimi con l'insegnante, gli dici che mi sento poco bene così vado a farmi 2 orette in infermeria». «Ryo-chan, del moto può solo farti bene, con tutto quello che mangi finirai con diventare un grassone». «Molto divertente, Takashi. Piuttosto bella la tua auto nuova, complimenti!» «Non è mia, l'hanno comprata i nostri genitori». «L'hanno comprata per te, Takashi, quindi è tua», Sasuke risponde con aria infastidita. «Sono davvero due strani fratelli, non c'è che dire». «L'hanno comprata coi loro soldi, quindi per quel che mi riguarda è solo l'ennesima auto di famiglia. Quando compirai 18 anni potrai prenderla quando vorrai». «Non mi servirà, tranquillo». «Già, il Teme ha un mezzo di trasporto in mente per i suoi 18 anni. Quando è il tuo compleanno, Sasuke?» Infine parlo anche io con grande entusiasmo. «Per me compiere 18 anni è lo scopo di una vita intera, ma per Sasuke non so nulla di particolare». «Il 14 febbraio. Non che sia importante, comunque». «Certo che lo è. Potrai finalmente acquistarla». Takashi segue il discorso senza proferir parola. Probabilmente si è offeso per la risposta fredda di prima del fratello. «Piantala, Ryo, non ho ancora deciso». «Cosa vuoi comprarti per il tuo compleanno?» gli chiedo incuriosita. «Per favore, non ti ci mettere anche tu, Rei». Quanto mistero. «E che sarà mai?» Ryo per fortuna lo grida ai 420. «Si compra una Ducati Monster 821 Dark, bellissima!» «Una che?» «È una moto, Reika. Comunque non ho ancora deciso se prenderla. Forse alla fine, invece, mi farò un'automobile». «Ma che dici, Sasuke? La desidero da una vita. Perché non ci ripensi?» «Te l'ho detto. Vedremo. Le cose sono diverse ora. Deciderò a tempo debito».
Non ti capisco proprio. In realtà non lo capisco nemmeno io. Se è una cosa che desidera tanto e può permettersi, allora perché ripensarci? Takashi sorride fra sé mentre continua a guidare. Probabilmente lui ha capito a cosa si riferisce Sasuke. Poi mi chiede con curiosità: il tuo compleanno quando è invece, Reika-chan? A fine marzo, il 23. Sasuke si è voltato a guardarmi come a prendere nota mentalmente di ciò che ha appena detto. Anche Ryo mi guarda curioso, fino a chiedermi con tono eccitato: e tu? Cosa desideri per il tuo compleanno, Rei-chan? Arrivati davanti a casa mia, mi ritrovo ad osservarla con senso di stranezza e rispondo decisa: una sola. La libertà. I tre ragazzi non commentano la mia risposta e Sasuke esce dall'auto con me per aiutarmi con il bagaglio. Osserva la mia casa, che è praticamente inesistente rispetto alla sua. Inizio a sentirmi a disagio e allungo il passo verso la porta dopo aver salutato con la mano Takashi-san e Ryo. Sasuke mi accompagna fino davanti alla porta di casa. Così vivi in questo quartiere? È carino, mi dice guardandosi intorno. A me prudono le mani, se c'è una cosa proprio che non sopporto è la banalità. Il dover per forza dire qualcosa anche quando sarebbe meglio tacere. Sospiro cercando la chiave di casa e gli rispondo disinteressata. È solo un quartiere come un altro e questa è solo una casa. È meglio che tu vada ora, tuo fratello e Ryo ti stanno aspettando. Grazie di tutto, Sasuke. Immagino che il mio tono sia stato troppo freddo e distaccato, perché ora lui mi sta guardando come se fosse la prima volta che mi vede. Poi incredibilmente sorride divertito. Tu sei davvero un osso duro, King. Un'altra ragazza al posto tuo mi avrebbe già chiesto se voglio entrare per bere qualcosa. Magari non sono così banale come ragazza, e comunque c'è chi ti aspetta. Ma posso mandarli al diavolo anche subito se vuoi. E io penso che sì che lo voglio, e lo vorrei anche ora, qui sulla soglia di casa. Ma non sono così irrazionale da non ricordarmi che questa casa è mia e del mostro, e che Ryo-kun mi stia aspettando. Così cerco di calmare la mia voce tremante e di essere più serena possibile, mentre stringo fugacemente la mano di Sasuke. Non oggi, Sasuke. Ho bisogno di una doccia e di riposo. Però sono stato davvero bene con te a Kyoto. Sul serio. Ok. Comunque, Reika, è meglio che entri subito nell'ottica che ti farò stare più che bene qui a Tokyo. Quindi preparati. Sarò il tuo incubo peggiore da oggi in poi. Va via tornando verso l'auto che una volta salita a bordo si allontana velocemente. Io entro in casa e noto subito che altre cose sono state spostate. Max è stato di nuovo qui. Sorrido di un sorriso amaro mentre penso che sarebbe davvero fantastico se gli incubi avessero tutti il volto di Sasuke e il suo buon odore, invece che la puzza di alcol e lo sguardo freddo di chi non ti ama. Takashi. Il mio fratellino è innamorato. L'ho capito da come ha guardato prima Reika-chan. Le ha sorriso come non faceva da anni. Questo mi rallegra. Spero che con questa nuova esperienza possa maturare. Ho bisogno che Sasuke cresca in fretta se voglio realizzare il progetto che ho in mente per lui. Quando rientra in auto e Ryo lo stuzzica, torna ad indossare la solita fredda maschera di perfezione. Senti Teme, ma davvero, perché non vuoi più la moto? Sono anni che ti sento dire che desideri questa Ducati da città. Non ho detto che non la voglio più, o che non me la farò. Solo che forse, per ora è meglio una macchina, tutto qui. E comunque Ryo, un'auto sportiva, è chiaro. Sì, ma quella è una Ducati, il tuo sogno. È sempre il solito scemo, Ryo. Non capisce proprio. So che ora farò incazzare il mio fratellino, ma in fondo me ne dovrà parecchie per quello che sto facendo per lui. Preferisce un'auto perché così starà più comodo con la sua ragazza. Non è mica tanto pratico portarsi una fanciulla in moto, Ryo-chan. Ed ecco che mi fulmina con lo sguardo come al solito. Sta zitto, Takashi. Rei non c'entra nulla con questa mia decisione. E chi ha parlato di Reika-chan? Arrossisce. Sasuke non capisce proprio che non può nascondermi nulla. È ancora un passo dietro a me, ma può raggiungermi, so che può farlo. Vi siete messi insieme, quindi? È molto carina, non c'è che dire. Sì, lo è, ma non ho voglia di parlare con te di queste cose. Avanti, Sasuke, non frignare. Dopo tutto quello che ho fatto per farvi mettere insieme, mi sembra giusto raccontare a Takashi quello che è successo. Sai, Tak-chan, è tutto merito mio. Ma davvero? Sasuke, non pensavo ti ci volesse un ruffiano per farti una ragazza. Fatela finita voi due, che palle! Finalmente ridiamo tutti. O meglio, io e Ryo ridiamo a squarciagola, mentre mio fratello sorride guardando fuori dal finestrino cercando di fingersi offeso. Forse questa Reika mi sarà più utile di quello che penso.
Del resto è la prima persona che riesce a mettere in imbarazzo Sasuke. Interessante. Hiroshi. A breve sarà qui. La mia amica è tornata e non vedo l'ora di vederla. In soli 3 giorni sono cambiate molte cose e ho bisogno di parlarle. Quando la mia vita non va, lei riesce a capirmi. Solo lei riesce a dire qualcosa di sensato nel mio caos quotidiano. Solo lei riesce a calmarmi. Cercarla nel momento del bisogno è egoistico da parte mia, ma è questo ciò che siamo io e lei, due egoisti. Siamo legati l'uno all'altra, siamo possessivi l'uno dell'altra. Sicuramente a tutto questo bisogna porre fine, ma onestamente almeno io non ne ho nessuna voglia, perché non voglio cambiare nulla di me e Reika. Non so se è successo qualcosa di eclatante a Kyoto, ma oggi farò in modo che succeda qui a Tokyo. Sarà bellissimo vederla sorridere, solo per me. Suonano la porta, la mia principessa è arrivata. Oggi trasformo il suo sogno in realtà, e questo è un qualcosa che Kawashima non potrebbe mai fare, nemmeno con tutti i soldi del mondo, perché solo io conosco il cuore di Reika. Reika. Hiro apre la porta sorridendo come sempre. Sono felice di vederlo. Bentornata, me lo dice stringendomi forte e baciandomi in fronte. Entro in casa sua e andiamo dritti nella sua stanza. In un angolo c'è un quadro coperto con un telo bianco. Dimmi la verità, lì sotto c'è il ritratto che mi hai fatto qui in camera tua e vuoi farmelo vedere, vero? Sono curiosa. Ferma, non ci provare. Se togli il telo giuro che non ti rivolgerò più la parola. Non è ancora pronto e lo sai che odio mostrare le mie opere incomplete. Uffa, sei sempre il solito. Va bene, attenderò. I tuoi ci sono? Sono al lavoro, tornano più tardi e la mamma ti ha invitato a cena. Favoloso, mi manca proprio la cucina di tua madre. Ti va di restare anche a dormire? Certo, con i miei in casa ti tocca la stanza degli ospiti, però sarebbe carino lo stesso. A queste parole Reika si volta. Sta evitando il mio sguardo, lo so, la conosco. Preferisco tornare a casa per stanotte, Hiro. Devo ordinare alcune cose e fare almeno una lavatrice. Rimarrò a dormire da te un'altra volta. Va bene, non insisto. Non mi piace. Le è successo sicuramente qualcosa a Kyoto, altrimenti non avrebbe mai rifiutato il mio invito. Scommetto che c'entra Kawashima. E va bene, preparati Sasuke, perché oggi ti do il colpo di grazia. Hiroshi, non volevi parlarmi di qualcosa? Dimmi la verità, è successo qualcosa con il tuo sensei? Nulla di diverso dal solito, Reika, non si fa sentire da un pezzo. Le lezioni d'arte sono momentaneamente sospese perché il sensei ha avuto un'emergenza e non è in sede in questi giorni. So solo questo, lo so dalla segreteria delle Ibia. Non mi ha detto nulla, né si è fatto sentire. Lo sappiamo come vanno queste cose, è inutile parlarne. E comunque, voglio parlare con te di altro. In realtà volevo dirgli anche questo, perché mi devo sfogare, perché sono deluso e amareggiato. Lei mi guarda con gli occhi colmi di affetto, e io sento che la ferita inizia lentamente a rimarginarsi. Ci sediamo sul mio letto l'uno di fronte all'altra. Il suo sguardo è ancora triste, so che si sta preoccupando di me, ma non saprei cos'altro aggiungere per farla sentire meglio, del resto la mia vita amorosa è sempre così disastrosa. Le accarezzo una guancia con una mano e le dico che va davvero tutto bene. Mi sorride. Allora, cosa c'è di tanto importante? Le consegno una cartellina di plastica. Lei la apre e vi trova dentro un sacco di fogli. Sono moduli da compilare, moduli di iscrizione per l'università. Quando legge l'intestazione spalanca gli occhi senza proferir parola. Sono gli originali, mia cara. I miei genitori hanno fatto un viaggio a New York per lavoro e gli ho chiesto di passare a prendere i moduli originali di iscrizione per te. Dovevi vedere mia madre quanto era felice quando ha saputo che avresti provato ad iscriverti. Pensa che a momenti si metteva a piangere. Reika stringe tra le mani tremanti i moduli di iscrizione per la Juilliard School, l'Accademia d'Arte, Musica e Ballo tra le più famose al mondo. Questo è il suo sogno, lo è da una vita, entrare in quella scuola come pianista. E ora che manca così poco al diploma, io l'aiuterò a realizzare questo sogno. Non posso crederci. Sono davvero gli originali, Rokun. Io ho paura persino a scaricare le copie da internet. Sì, lo so, sei una fifona. Così diciamo che mi sono preso certe libertà. Spero ne sarai lieta. Reika è muta, fissa i moduli fino a quando i suoi occhi si riempono di lacrime. Io non ce la farò mai, questo è troppo da sperare per una come me. Non dire sciocchezze, tu ce la farai, hai un talento enorme e quelli del Juilliard non se lo faranno certo scappare.
Questa è la tua rivincita, Reika, pensaci. Ti diplomi ed erediti i soldi che ti ha lasciato tua madre. Ti ci affitti un appartamento a New York e inizi a vivere davvero la tua passione. Via da qui, via da Tokyo, via da Max. Qui non c'è niente per te, a parte me, si intende. Ma tanto io non ti lascio. Sento che il mio volto si arrossa leggermente. Che sensazione strana. Ho quasi timore di dirglielo, mentre prima non vedevo l'ora. Hiro, io vengo a New York con te. Alla fine lo dico, lasciandola completamente senza parole. La prendo per mano e le spiego la mia idea. A New York ho molte possibilità di diventare un pittore famoso. Ci sono scuole per tutti i generi e la città stessa ha una mentalità molto più aperta di Tokyo. Ho già preso alcuni contatti che mi saranno utili. Ci pensi? Tu e io a New York, sarà fantastico. Cosa ne penseranno i tuoi genitori? Cosa vuoi che ne pensino? Hanno un figlio che ama disegnare e non capisce un cavolo di software di computer. Mio padre ha rinunciato da anni all'idea che io possa proseguire il suo lavoro rilevando la società. La passerà a qualche mio dotato cugino. Certo, mi daranno comunque la mia parte di guadagni in quanto azienda di famiglia, ma sono pronto anche a trovarmi un lavoro per mantenermi da solo. Qualsiasi cosa pur di realizzare il mio sogno e di stare vicino a te. Reika, le aspetti per tutta la vita quelle parole. Pensi a come saranno quando verranno pronunciate e speri che il tuo cuore non ti esploda fin fuori dal petto dalla gioia. E poi arrivano, io e te, lontani da Tokyo, lontano da tutto e da tutti. Solo io e te, per realizzare i nostri sogni. Le lacrime continuano a rigare il mio volto, non riesco proprio a smettere di piangere. Praticamente mi accorgo che sto abbracciando quei fogli. Sono il mio lasciapassare per la libertà. Sono l'inizio del mio futuro. Hiroshi è pronto a mollare tutto, persino la sua famiglia, solo per venire con me. Lui ce la farà di sicuro. Che sia a New York, a Tokyo, in qualunque altra parte del mondo, Hiro diventerà un pittore famoso. Invece per me, pensare di riuscire finalmente in qualcosa sembra davvero impossibile. Allora, Ray, che ne pensi? Andiamo a New York insieme? Guardo il volto di questo bellissimo ragazzo e non trovo le parole per spiegargli quanto lui sia importante per me. Così mi limito a restare in silenzio e a far cenno di sì con la testa. Bene, ne avremo di cose da organizzare, ma c'è tempo. Mancano ancora mesi al diploma. Intanto prendiamoci quel pezzo di carta, poi organizzeremo il resto. Sì, sarà bello stare a New York. Del resto, cosa ci trattiene più qui? Lo dice con tono triste. Significa che considera la sua storia col sensei Danzai del tutto conclusa. Mentre rifletto sull'ultima frase detta da Hiro, ricevo un messaggio sul mio cellulare. Ci vediamo domani in classe, Sasuke. Qualcosa c'è qui a Tokyo per me, qualcosa di bello. Con gli occhi scuri come la notte e la pelle che sa di buono.